Buongiorno e buon pomeriggio, soprattutto buon pranzo. Siamo quasi alle ore 13 di questo giovedì 5 novembre 2020. Bene, dopo qualche giorno di riposo su Facebook e state vedendo di dirette su, cioè di riposo su YouTube e di attività su Facebook, ripartiamo su YouTube con i pronostici del pay-per-view evento speciale della All Elite Wrestling Full Gear pay-per-view che si terrà questo sabato su credo visibile anche in Italia, però con un commento originale in inglese su Fight TV. Non vi so dire però la modalità di acquisto del pay per view. Oh, mi sa che comunque bisogna fare previo pagamento, insomma. Bene, partiamo dalla fonte che vedo qui di riferimento. Primo match che mi dà Hangman Adam Page contro Kenny Omega. Questa è la finale del torneo che dalle prime fasi ha visto questi due atleti essere protagonisti, quindi il vincitore tra Adam Page e Kenny Omega avrà una futura chance titolata con il campione massimo mondiale della federazione, che può essere John Moxley, o colui che sarà lo sfidante a Full Gear di John Moxley, ovvero Eddie Kingston. Comunque, se devo dare un mio responso, io dico Kenny Omega per rivivere anche una rivincita da parte di Kenny Omega contro Jon Moxley, andare poi a conquistare il titolo, magari in una puntata speciale di Dinamito in un pay per view. Cody Rhodes, con l'assistenza di Arn Anderson, difenderà il suo titolo TNT dall'assalto di Darby Allin, match singolo. Però titolato, abbiamo detto, secondo me qui vedremo belle cose da entrambi. Cioè, belle aspettative ci darà Darby Allin, ma credo che Cody Rhodes manterrà il titolo. Poi ci sarà, e questa è anche molto bella questa sfida, gli FTR ex WWE Cash Wheeler ed ex Harwood contro gli Young Bucks Matt Jackson e Nick Jackson. Nel caso Matt e Nick, gli Young Bucks perdono, non potranno più avere in futuro opportunità titolate per i titoli mondiali di coppia. Quindi io diciamo che mi sbilancio un po' e dico che questa sfida finirà in una maniera abbastanza strana, quindi diciamo che non vedo nessun vincitore dei due, però 50 e 50. Secondo me andrà avanti questa faida fra gli FTR e gli Young Bucks. Poi abbiamo detto Jon Moxley contro Eddie Kingston per il titolo massimo mondiale della All Elite, un I Quit, quindi chi dirà la parola io cedo e Quit perderà la sfida. Come vi ho detto per il ragionamento di prima, secondo me Jon Moxley difende con successo il titolo per andare poi con Kenny Omega, che batterà Hangman Adam Page, abbiamo detto, in un tempo futuro. Poi The Elite Deletion Match, Matardi contro Sammy Guevara, ma qui anche qui ingredienti interessanti, tra virgolette, direi Sammy Guevara, anche se però Matardi ci potrà sorprendere come solo lui sa fare. Poi match singolo per il titolo massimo mondiale femminile della federazione, Hikaru Shida contro Nyla Rose, con l'assistenza dell'ex WWE Vicky Guerrero. Secondo me Nyla Rose conquisterà il titolo. Chris Jericho contro MJF con l'assistenza di Wardlow, e se MJF vince andrà a far parte dell'Inner Circle. E io gli do proprio le chance a MJF e dico che il caro MJF batterà Chris Jericho. Orange Cassidy contro John Forrest Silver dei Dark Order. Qui dico Orange Cassidy,
E nel buy-in, o come vogliamo chiamarlo, pre-show, avremo la sfida tra Serena Deeb, campionessa mondiale della NWA, contro Allyson Kay. Qui penso che Serena Deeb difenderà con successo la cintura. Andando un attimo in riferimento al torneo, allora veniamo al riassunto. Penta Zero per forfè aveva perso il primo round contro Ray Phoenix, ma poi, ah no, qui è sbagliato, perché il forfè poi è stato dato da Ray Phoenix, perché nella semifinale si sono affrontati Kenny Omega e Penta 0 con la vittoria di Kenny Omega in 17 minuti e 15 secondi, mentre il match tra Penta 0 e Ray Phoenix era durato 14 secondi. Kenny Omega nella prima sfida aveva battuto in 25 secondi Sonny Kiss. Dall'altro lato del tabellone, Hangman Adam Page aveva battuto Colt Cabana in 10 minuti e 50, Wardlow in 8 minuti e 20 aveva battuto Jungle Boy. E nell'altra semifinale Hangman Adam Page aveva battuto Wardlow in 9 minuti e 50. Quindi sicuramente penso che sarà un pay per view, direi alla grande, come sempre in stile All Elite Wrestling. A me non mi resta che darvi buona visione del pay per view, che ricordo ancora una volta ci sarà nella notte tra il 7 e l'8 novembre, quindi tra sabato e domenica. Un buon proseguimento di giornata a tutti e buon pranzo. Alla prossima, buona a tutti, alla grande, ciao!